Intorno agli 8 anni volevo fare la stilista, a 9 la speaker radiofonica, a 10 la biologa marina, a 11 l'archeologa, a 12 la fumettista. E poi in successione ci sono stati la cuoca, l'infermiera volontaria nelle zone di guerra, la creatrice di gioielli, l'erborista, l'insegnante di yoga, la counselor, l'operatrice olistica, tutta una serie di cose andate in vacca perché ho un coniglio molla nell'emisfero creativo. Ma in realtà ho avuto una fortissima depressione che mi sono portata da 14 anni fino alla vita adulta. Quindi, a 27 anni, ho deciso che volevo fare la cantante, anzi, volevo fare l'insegnante di canto, che poi è diventata formatrice in propedeutica vocale. Perché non solo mi piaceva il canto, ma c'era qualcosa di più. C'era una specie di piccola e leggera ossessione sulla voce e l'idea che conoscerla non significasse solo saperla apprezzare o valutare, quanto più avere accesso al, diciamo, al mondo interiore delle persone. Perché la voce racconta tantissimo di chi siamo e di come stiamo. Lo so, l'ho già detto un sacco di volte. Quindi, assecondando quel piccolo lato ossessivo che credo sia gestito dal furetto dell'emisfero logico, comincio a fare ricerche e un giorno finisco a Varese, al workshop di Albert Era sul circle singing. Per chi non lo sapesse, il circle singing è una pratica di canto corale svolta in cerchio, improvvisata, senza canoni stilistici e quindi libera da ogni costrutto canonico sul canto. Per chi non lo sapesse due, io oggi sto registrando con la tosse, quindi abbi pazienza, la mia voce è così. In pratica, ci si mette in cerchio e si viene diretti come un'enorme orchestra umana, fatta di suoni e di emozione. Ecco, siccome è una roba pazzesca, adesso che a distanza di anni e di almeno altri 4 cosa voglio fare da grande, mi occupo anche di lettura all'impronta, ho pensato, ma perché sta roba non la facciamo anche con la lettura ad alta voce? E così sono nati i laboratori di lettura all'impronta in cerchio, i Circle Reading, guarda che fantasia! E oggi ti spiego perché la lettura improvvisata e condivisa è un ottimo strumento didattico per la narrazione audio. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, consulente di produzione e formatrice per narrazioni audio, e questo è Narratrice Nomade, un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Ammazza quanto mi è uscita lunga l'intro di questo episodio, ma poi la taglio, trovo un modo. Tornando a noi, il circle singing ci è stato regalato da Bobby McFerrin e ad oggi ci sono davvero tantissime community legate a questa pratica in tutto il mondo e ti stupirà saperlo anche in Italia. Si tratta di uno strumento di allenamento artistico. Tu pensa che quella famosa volta a Varese abbiamo cantato per 6 ore quasi filate, ma è anche, e forse soprattutto, uno strumento di relazione e aggregazione sociale. Ora, ti sfido a trovare una forma d'arte che non porti con sé un valore aggiunto in termini arti terapeutici, e la lettura a voce alta non fa certo differenza, quindi, se prendi i benefici del lavoro in cerchio e prendi i benefici della lettura all'impronta, che però non ti ho ancora raccontato, vero? Allora partiamo da qui. Il testo di un audiolibro va letto e preparato prima di portarlo in registrazione, perché bisogna avere conoscenza e controllo di ciò che narreremo. Quindi si lavora in un regime di contenimento, di preparazione, e si sta all'interno del confine tracciato dall'esigenza di uno standard qualitativo, o se preferisci, della ricerca della perfezione. Perché il prodotto audio finito, qualsivoglia, è un contenuto cristallizzato che deve dare il massimo in termini di performance e resa stilistica e tecnica. È un prodotto asincrono, non ammette repliche e deve arrivare per funzionare, se no appunto non funziona. Giusto Sandro? Sì, giustissimo. Alla fine l'ultima parola ce l'ha l'ascoltatore. Gli piace, non gli piace, funziona, non funziona, tutto lì. La lettura all'impronta rappresenta un gesto quasi opposto. È un tuffo nel vuoto. Si legge un testo mai declamato prima, in modalità estemporanea, pronti partenza via. Senza la preparazione, senza il controllo, perché quel confine imposto dalla registrazione qui non ce l'abbiamo e corriamo liberi sul testo. È un po' come essere cavalli da corsa in gara oppure al galoppo in una prateria. No? Esempio sbagliato? Ok, allora è un po' come fare qualcosa che ci piace, sapendo di doverlo fare bene e in un solo modo, quindi molto bene o perfetto, oppure farlo in maniera libera ed esplorativa.
Non si tratta di resa finale per forza, ma di mindset. Quanto mi piace questa parola. Perché, chiariamoci, non sto dicendo che se leggi all'impronta, allora puoi leggere a cazzo di cane, ma sto dicendo che l'improvvisazione nella lettura è più un gioco didattico che una performance, e c'è una bella differenza. E questo gioco in che modo ci aiuta? Anzitutto allena l'interpretazione, perché ci obbliga in qualche modo a prestare attenzione in maniera diversa alle frasi che arriveranno dopo, frasi che cerchiamo di rubare con gli occhi prima di leggerle. Tu puoi non accorgertene, ma i tuoi occhi si muovono in maniera predittiva sul testo per capire le parole che seguono. Quindi alleniamo anche la lettura vera e propria e anche la concentrazione sul testo. Di pari passo lavoriamo sul ritmo, perché in una lettura estemporanea giocare sul ritmo è essenziale appunto per poter spostare lo sguardo sul testo, ma anche per gestire al meglio il fiato e l'articolazione. Ma il lavoro più corposo è in assoluto quello che si fa sull'ascolto. I lavori in cerchio, quindi condivisi in un sistema paritario ed equidistante dal centro, che poi è l'oggetto di studio e di lavoro, di per sé sono strumenti didattici collaborativi e adatti ai team, ma nell'ambito della lettura espressiva, come d'altronde del canto e quindi nel famoso circle singing, si lavora tantissimo sull'ascolto di chi ci precede nel suono, perché tendiamo naturalmente ad armonizzarci alla nota o all'intenzione di lettura. Si lavora quindi sulla relazione, sull'empatia, sullo scambio con l'altro. In più, il contesto protetto del cerchio aiuta chi normalmente si vergogna a leggere o addirittura a parlare in pubblico. Il lavoro del cerchio ha un valore sociale, di interazione, e come puoi immaginare è utilissimo in diversi contesti, come ad esempio le scuole, noi lo portiamo nelle scuole. Che lo so, sembra tutto esoterico quando parlo di queste cose in questo modo, ma non ci posso fare niente, sono argomenti che amo, e poi non è proprio semplice far capire a parole concetti che vanno provati, cioè bisogna fare esperienza di un circle reading o di un circle singing per capire, anzi per sentire cosa intendo. Quindi, tornando al perché la lettura all'impronta ci aiuta se siamo narratori indipendenti, non riesco a riassumere i benefici per punti universali, anche perché c'è uno scambio continuo. Si impara dagli altri, si insegna senza saperlo, si ruba con le orecchie, si prende, si dà a seconda del proprio percorso, delle proprie necessità. Sono laboratori esperienziali e quindi, in buona parte, i benefici sono soggettivi. Quando finisce il laboratorio, i partecipanti sono liberi di condividere il proprio feedback sulla serata e io ogni volta mi stupisco di come ciascuno di loro colga dettagli diversi di una stessa lettura. E non dovrei più stupirmi perché ciascuno di noi apprende in maniera diversa, ma ti assicuro che invece esco da ogni circle con qualcosa di nuovo o di rinnovato. Se però vogliamo essere davvero più pratici e un pochino venali, posso anche dirti che non sono pochi i contesti lavorativi in cui la priorità, più che la qualità, è la velocità. Perché si è pagati a ore o minuto lavorato, perché hai affittato uno studio, stai lavorando con un contratto e non vuoi sforare sul preventivo, insomma, per mille motivi. Quindi, velocizzare la nostra lettura e abituarci a sbagliare sempre meno, oltre ad essere parte della preparazione del testo da registrare, è anche una qualità da costruire col tempo. E la lettura all'impronta in questo è davvero utilissima. Quando ho cominciato a registrare avevo un rapporto tempo-lavoro terribile, ma tipo di 5 a 1, che significa che per ogni ora di narrato finito io ci lavoravo 5 ore. Oggi vado molto più spedita, certo non sono ancora 1 a 1, ma non mi lamento davvero. E ti assicuro che il merito è diviso tra l'esperienza maturata con il tempo e l'allenamento fatto con la lettura improvvisata, che davvero ti catapulta in una modalità di lavoro fluida ed estemporanea, che ti educa alla rapidità più di quanto non faccia la questione economica, perché lì in realtà vince più facilmente l'ansia, te lo assicuro. Ora, siccome credo tantissimo nei benefici di questa pratica e ti ho fatto due maroni così con il discorso del farne esperienza, ti dico anche che i circle reading io li conduco molto spesso online, in incontri gratuiti e aperti a tutti. Quindi, se ti va di provare, così poi mi puoi dire se ti risuona tutto quello che ti ho declamato fin qui, sei la benvenuta o il benvenuto. Sta marchetta? Bella, eh? No dai, scherzi a parte, sono davvero gratuiti. Che se ti sto a raccontare di quanto non ci ho guadagnato in tutti i contesti sociali o associativi in cui ho lavorato, guarda, facciamo notte, quindi
Per evitarlo, considerato che siamo in clima natalizio quando esce o uscirà questa puntata, vado a farmi una bella cioccolata calda con una fetta di pan dolce genovese e ti dico che questa puntata è registrata sempre con il solito Luna M Audio Serie 2, in ambiente sempre parzialmente trattato e ancora non so se editerò con Reaper o Pro Tools.